Seita McGuff. Cosby. Yes. Ho detto zitto. Sei the wretch. Cazzo, sta zitto! Ehi, che vuoi fare? Arrestarmi? Like me. Oh. Ehi, McGuff. E basta. Stanne fuori, Mendoza. Prego. Buonasera, detective. Tab. Sì, siamo entrambi parecchio lontani da Miami. Ehi, mister! Guarda dritto! È un piacere parlare con te, Tab. C'è della merda bella grossa che si sta muovendo. Tab, non ho intenzione di parlarne. Non prendertela con me. Io sono solo il messaggero. Tyson, mi ha detto. Ehi, aspetta. Tyson Latchford. Quindi adesso mi ascolti. Ok, sta a sentire. Il piano è questo. Oh, merda. Tyson. Dovevo avvisarti, ma... Cazzo, amico, reggiti e basta! Tap, che cazzo succede? Se comincia... Meglio che non ti dica da quando ho questa chiave. E soprattutto dove l'ho conservata. Che stai facendo? Tyson ti raggiungerà alla torre idrica non appena avrà finito con la polizia. Aspetta, cosa? Vai alla torre idrica. Ehi, un momento. Dove stai andando? Amico, comprendi il idioma? Torre idrica. Vai! Thank you.
c'è niente. Se siete dentro, dobbiamo parlare con voi. Qui un'unità mobile. Comando, mi sto muovendo. Hanno visto le sirene e se la sono squagliata. Quanti altri fuggitivi dobbiamo prendere? Solo un paio, tra cui Mendoza. Va bene, continuo la perlustrazione. Senti il comando e vedi se abbiamo qualche riassegnazione. Ricevuto. Sarà una lunga giornata. Ricevuto.
l'unità mobile 4 al cantiere. Polizia, aprite! Il prima possibile. Polizia, uscite! Ma che cazzo culo? Io ci provo! Calma, calmati. Non esporti. L'ho visto! Fate luce qui! Peccato! A terra, ora! Non costringermi a folgorare! Sì, ne abbiamo preso un altro. Forse Milan o Calù, secondo comando. Nessun segno di Mendoza. Uno è marcato. Andiamo a fare un giro per 40 minuti. Avvertite che non vi fermate di dove siete. Non tentate di fuggire. Il sospetto è scomparso.
Arrendetevi e consegnatevi all'agente più vicino. Chi non collabora sarà fermato con la forza. Comando che il lato 4 è sotto controllo. Già fatto. Sta arrivando la SWAT. Lo faranno uscire da lì. L'ultima volta che abbiamo stato vita della gente in possesso di... Sono in danno. Raggiungi la squadra di seguimento. Va bene. Sospetto perso. Controlliamo la zona. Siete circondati. Non avete scampo. Arrendetevi subito. Davvero degli ostaggi? Non lo so. Lascia andare gli ostaggi. Ha parlato al plurale. Quali questi ti mancano? Wattman e Mendoza. Benvenuti. Sono delle 18. Non vi faremo del male. Non vogliamo farvi del male. A nessuno di voi. Uscite ora e sarà tutto finito. Devo trovare qualcosa per distrarli. Va bene, mister. Quale senso? Affermato. Facciamo intervenire la sua.
Avrei delle domande da farmi. Che cazzo ci fai qui? E perché cazzo Tap aveva le chiavi delle mie manette? Ah, Giant, dovresti sentirti lusingato. E poi Tap era in debito con me per quello scherzetto del microfono. Sì, ma non è scappato con me. Tap, la prigione gli farà bene. È il posto ideale per disintossicarsi dalla cocaina, fidati. Senti, stronza, non so in che casino mi hai trascinato. Ehi. Ma se pensi solo che io... C'è qualcuno con cui devi parlare ora. Tieni, prendi questo. Che cazzo è? Lo vedi il cartellone? Manda 3 segnali di luce. Ravvicinati. È lì che devi... Qui non siamo al sicuro. Dobbiamo dividerci. Tyson! Ci mettiamo giù. Ok, riflettori. Merda. A tutte le unità, sospetto sul fianco della collina. Pattugliamo la zona. State peggiorando la vostra situazione. Il nuovo look, comunque. Che ci fai qui, Tyson? Abbi pazienza. Lo scoprirai. No, no, voglio risposte ora. Dimmi cosa ti ha fatto pensare che far esplodere l'autobus con me dentro fosse una buona idea. Era una pessima idea, ma ha funzionato. Forza, seguimi.
ci credo, mi prendi per il culo. Il trasferimento di TAP, la chiave. Poliziotti corrotti, sappiamo su cosa fare leva. Senti, per quello che vale, mi dispiace. Dammi un buon motivo per non stenderti. Uno, reagire. Non ne dubito. E due, Julian Doss. Pensaci. Mi ha messo fuori gioco. Ti ha incastrato e alla fine ha fregato anche lei. Sei l'unico di cui possiamo fidarci. Fidarsi? Io che cosa potrei mai guadagnarci? Doss deve capire che le sue azioni hanno delle conseguenze. Sei sempre stato il tipo da sbattiamoli dentro, no? E se invece vi dicessi di andare a farvi fottere? Allora andremo a farci fottere. Già. Come? E tu vinci un bel pigiama a righe. È davvero una scelta così difficile?